Via! L'attacco a rompere il culo allo spaventapasseri. Vai, Bert. Porco di dietro! Dai, mi avevate circondato e mi avete mancato. Ma che mira di merda avete? Batman, forse ho trovato il punto debole dei blindati droni. Indago ancora e ti farò sapere. Ah, la porta è chiusa. Magari noi abbiamo abbattuto il suo. Blindato! Il profilo di te è un'auto. Perché dicono che è un blindato? Non lo so, perché è proprio grossa. E quindi adesso... Seguite i protocolli. I soldati sono coperti da quella torretta. Dovrò eliminarli alla svelta per non essere individuato. Un'auto che sembra un blindato. Siamo il migliore esercito mai radunato, mentre lui è soltanto un uomo. Che venga pure con il suo blindato. Noi ne abbiamo centinaia. È un uomo solo. Noi siamo migliaia. Bravo. Noi siamo meglio. Mamma mia, che carattere. È davvero stato ai briefing. Comunque ragazzi, è un blindato ed è un'auto, quindi è un'auto blindata. Non è difficile capirlo. Spero che l'ordine arrivi presto. Non voglio avere questo posto in vista quando salterà la bomba. Attenzione. Vai! Chi è che mi chiama? Batman, siamo tornati sani e salvi al commissariato. I blindati sono ovunque, quei bastardi hanno pianificato tutto da settimane. Sta lì e fa quel che puoi, Jim. Li affronterò una volta sventata l'esplosione. Contiamo tutti su di te, Batman. Ce la faremo anche stavolta, lo so. Beh, sai come si dice, Jim? La speranza è l'ultima a morire. Ce la faremo, dai. Batman ce la fa sempre. Mi hanno appena riferito che la fase 1 è completa. Signori! E mo ci divertiamo. Prendi il medico? No, mannaggia. Ti faccio freddo. Adesso mi diverto. Cappio ambientale. Qualcuno a caldo? Te è un bel refrigeratore. Attenzione! Occhio alla testa! Vi spiezzo io in due. Ecco, mi hai rotto la scatola, anzi le scatole. Cosa vuoi fare? Mi voleva caricare, va. Io ti do il refrigeratore in testa, va. Furbacchione. Furbo per modo di dire. Ma se vi sto facendo il culo, cosa stai dicendo? Cosa stai narrando? In quale aramaico antico stai narrando sta roba? Ah, sei rimasto tu? Dai, venghi. Ho appena lanciato una simulazione basata sulla capacità del miscelatore. Non sta bluffando, Bruce. Ora sappiamo perché ha fatto evacuare la città. Aveva il controllo della fabbrica. Solo alla Ace Chemicals si può costruire una bomba di queste dimensioni. Le conseguenze saranno immani. Abbiamo fatto il suo gioco. La fuga dei cittadini era irrilevante. Sapevo che nessuno sarebbe sfuggito al raggio dell'esplosione. Eccolo lì, bastardo. Signori, stanotte Gotham cambierà per sempre. Stanotte diverrà una landa maledetta dagli incubi. Un simbolo cadente del fallimento di Batman. Non finché ci sono io. La paura. Ma soprattutto faremo di Gotham l'epicentro di un'esplosione che trasformerà l'intera costa orientale americana nel mio regno. Bastardo.
Devo impedire che quelle sostanze vengano caricate nel miscelatore. Una volta sgombrata la stanza, potrò pensare a fermare l'esplosione. Continuate i rifornimenti. Stiamo facendo, ma ci vuole tempo. I barili sono pesanti. Ampiezza esplosione 23 miglia, in aumento. Metti, sì, attivo. Ragazzi, dobbiamo scomprare prima della detonazione. Tutto ok. Non serviranno a nulla, lo capite? Andate al punto di ritrovo prima dell'esplosione o... Devo ricordarti che abbiamo un'agenda fittissima. Gotham pagherà per quanto mi ha fatto il suo salvatore. Se ne sarà andato? Io dico di sì. Sta aspettando un'altra occasione. Non datagliela. Hai sentito? Sappiamo come combatterti, Batman. Via! Sì, come no. Emergenza. Ampiezza esplosione 31 miglia. Se torna dobbiamo essere pronti. E adesso Crane, facciamo i conti. Acqua. Pensi davvero di aver vinto? Hai paura? Sei prevedibile. Ho il completo controllo di tutto. Come si spegne? Lasciami o lei morirà. Di che cosa stai parlando? Barbara Gordon. L'avete trovato? Fuori di qui, ora! Calma, nessuno sa che sono qui. Che cazzo, Batman, te lo sei fatto scappare? Niente fa così male come perdere un familiare, sapendo che non puoi incolpare nessun altro che te stesso. Alfred. Ho sentito cosa ha detto quello squilibrato. Sto tentando di contattare la signorina Gordon, ma senza successo. Prova ancora. Preparazione del neutralizzante. Che cosa fa? È troppo tardi, non può fermarlo. Lo so, non cerco di fermarlo, ma di ridurre l'esplosione. Ma che sarà di lei? Non importa, trovala, Alfred. Le sostanze nei contenitori sono instabili. Dovrò muovermi lentamente e con cautela. Sir, la prego di ripensarci. Se ne vada subito, morirà se quell'esplosione la investe. Non c'è altra via, Alfred. C'è sempre un modo, sir. La prego. Madonna, sto parte è lentissima, Dio santo. Piano, piano. Porco cane. Al pelo. Agente neutralizzante impiegato. Ampiezza esplosione ridotta del 25%. Dimmi dov'è, Alfred. Non ne ho idea. È colpa mia se l'hanno presa. Miss Gordon era consapevole dei rischi. Neppure lei si starà dando pace per l'accaduto. Già. Sir, mi ascolti? Non capisce? È questo che lui vuole. Senza di lei Gotham sarà alla sua mercé. Non può lasciarlo vincere.
Mamma mia ragazzi, sta parte qua veramente vi lascia col fiato sul... col fiato proprio... Mamma mia. Perché uno qua pensa, cazzo, adesso Batman muore. Sto monitorando la struttura, non ha più tempo, la prego, se ne vada subito. Me l'hai insegnato tu, fa la cosa giusta, è solo questo che conta. Signorino Bruce, la imploro, deve andarsene da lì. Se è a causa di Miss Gordon, non può accusare se stesso per ciò che è accaduto. Si salvi prima che sia troppo tardi. Addio, Alfred. No. Cosa? Abbiamo fallito. No. Ti manco? No.